Passiamo all'oggetto numero 7, nuovo impianto essiccamento Fanchi in zona Maratta a Terni. Interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Ma avrei voluto che a questa interrogazione non rispondesse l'assessore Morroni, ma rispondesse l'assessore Melasecche, in quanto, diciamo, negli ultimi giorni è chiaro come... diciamo, abbiamo visto come in questa regione ci sia un'estrema difficoltà, ci siano ostacoli insormontabili nell'area del comune di Terni per progetti che portano occupazione, che portano posti di lavoro, come il progetto Stadio Clinica. Ci siano ostacoli insormontabili quando dei cittadini, in maniera del tutto legittima, diciamo, fanno le reazioni, presentano delle osservazioni che riescano a bloccare, diciamo, non riescono in alcun modo a bloccare tipologie di impianti come impianti di trattamento dei fanghi di reflui di fogna o impianti dei rifiuti, mentre per bloccare un centro sportivo basta semplicemente alzare la mano. Quindi è chiaro come quando si parla di questa tipologia di impianti da insediare all'interno della Conca Ternana, in realtà ci sia la strada spianata, ci siano i tappeti rossi. Questa interrogazione, diciamo, è stata depositata qualche giorno fa, si riferisce ovviamente a quello che è l'impianto di essiccamento dei fanghi in zona Maratta, a pochi metri dal centro abitato, ma nel corso dei giorni successivi e delle settimane successive sono arrivate nuove notizie, come ad esempio il progetto di delocalizzazione dell'impianto che è sito in Villa Vidignano nell'area di Perugia e che ha avuto numerose, diciamo, azioni da parte del Comune di Perugia a causa di problematiche odorigene in quell'area, e poi scopriamo che in questo momento il progetto è quello di delocalizzarlo e raddoppiarlo, quindi per una capacità di 100.000 tonnellate, 98.000 tonnellate, insediarlo sempre nella Conca Ternana. Scopriamo che in quell'area, quindi in un triangolo che ha semplicemente a distanza di 10 km, noi avremo quindi questo nuovo impianto di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi di fogna, avremo 100.000 tonnellate di fanghi, quindi ulteriori 100.000 tonnellate di fanghi nell'area di Treglie, avremo altre 100.000 tonnellate, diciamo, di materiali putrescenti che andranno nell'area di Vascigliano, abbiamo già, quindi in un triangolo, diciamo, di distanza di 10 km, noi abbiamo una capacità di trattamento di rifiuti in quest'area di oltre 500.000 tonnellate di rifiuti. Ora basta fare semplicemente un piccolo calcolo di quanti mezzi ogni giorno passano in quell'area per capire come quell'area sia satura, insostenibile continuare a insediare impianti di questo tipo. Oltretutto, l'area di Maratta è l'area, seppur in maniera anche qui inspiegabile, non inserita all'interno della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della nostra regione, con valori di sforamento più alti, e che tuttora nel 2021 ha avuto 56 sforamenti con valori di nichel, cromo, arsenica che superano mediamente 4 volte i livelli registrati. Abbiamo avuto anche un superamento dei limiti, diciamo, dell'arsenico negli scorsi mesi, anomalia, diciamo, abbastanza assurda. È bene ricordare anche le parole dell'assessore al Comune di Terni, Benedetta Salvati, quando il 22 febbraio, a seguito del famoso rogo
del terzo incendio nel giro di 2 anni, affermava: scontiamo autorizzazioni concesse in passato per la costruzione di impianti di trattamento rifiuti a ridosso del centro cittadino, e purtroppo queste cose non possono accadere. Ora, queste erano le parole che di pochi mesi fa, salvo poi procedere, diciamo, all'autorizzazione di questo impianto in maniera senza addirittura passare per quelle che sono procedure di valutazione ambientale, che sono assolutamente, a nostro modo di vedere, doverose. Per quanto riguarda oltretutto la localizzazione di questo impianto, va anche in contrasto con quelle che sono le linee che sono diciamo inserite nel nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, che è stato preadottato dalla Giunta, in quanto si parla chiaramente che, per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e recupero e le funzioni sensibili prossime all'area stessa. Nella tabella vengono inseriti 1500 metri di distanza tra materiali biodegradabili e putrescibili con le aree da ritenersi, diciamo, sensibili. E qui abbiamo addirittura una scuola, abbiamo un quartiere come Borgo Rivo, abbiamo quartieri come Cardeto, concludo Presidente, che quindi sarebbero a pochissimi a pochissima distanza da un impianto di questo tipo. Quindi, in conclusione, diciamo, si interroga la Giunta per sapere se all'interno, oltretutto, di un'area di superamento del limite di concentrazione di polvere in atmosfera, con grandissime vulnerabilità e criticità ambientali, quindi se non intenda procedere urgentemente a una programmazione territoriale, quindi che promuova un radicale mutamento del misero status quo urbanistico, ambientale, sanitario, e che contempli l'esclusione dell'area di Maratta e delle aree limitrofe al centro abitato dalla costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, e comunque di un, diciamo, di una disincentivazione anche al potenziamento e al rinnovo autorizzativo di quelli esistenti, ricollocando ove possibile gli impianti già presenti, e informando altresì se relativamente al territorio della Conca Ternana si voglia procedere ad una nuova prospettiva, un nuovo paradigma di rilancio del territorio, o al contrario, come di fatto sta succedendo ora in maniera non coordinata, si voglia continuare a puntare su modelli che vedono la città di Terni come capitale dei fanghi di fogna e come cloaca massima di tutta la regione. Prego Assessore Morroni per la risposta. Grazie Presidente. Il progetto prevede di realizzare un nuovo impianto di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione civile sulle aree in passato utilizzate come letti di essiccamento all'aperto. I fanghi saranno trattati termicamente all'interno di un tubo essiccatore completamente chiuso, riscaldato con olio diatermico. Il trattamento consente di elevare il contenuto della sostanza secca dal 20-25% all'80-85%, riducendo notevolmente la quantità di fanghi attualmente avviata a smaltimento in discarica. Il fango secco prodotto potrebbe anche essere avviato a recupero energetico in impianti autorizzati di incenerimento rifiuti, annullando completamente lo smaltimento a discarica. Poiché il progetto non comporta impatti ambientali significativi, è stato escluso dal procedimento di VIA. Tuttavia sono state poste particolari condizioni volte ad assicurare la migliore gestione dell'impianto. In particolare è stato prescritto di presentare un dettagliato programma di monitoraggio e soprattutto di effettuare al chiuso le operazioni di scarico ritenute possibili fonti di cattivi odori. Ciò premesso, al fine di migliorare la situazione ambientale della Conca Ternana, la Giunta regionale non può che essere favorevole a partecipare all'elaborazione di specifici programmi territoriali, perché tali programmi abbiano successo e soprattutto abbiano carattere innovativo. Ritengo opportuno che vi sia anche un movimento, come dire, dal basso, ovvero che l'iniziativa veda il coinvolgimento anche nella veste di soggetti propositori
degli operatori locali, pubblici e privati, che meglio della Regione possono avere cognizioni puntuali delle possibili occasioni di sviluppo e possono orientarsi quindi verso la possibilità di cogliere occasioni di sviluppo orientate alla sostenibilità del territorio. Giova ricordare che la proposta del nuovo piano regionale dei rifiuti in corso di valutazione ambientale strategica, in corso di VAS, ha posto particolare attenzione alla situazione ambientale della conca ternana, escludendola dalla possibile localizzazione di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, coerentemente con quanto previsto con la proposta di aggiornamento del piano aria che dal luglio del 2021 giace all'attenzione dell'Assemblea legislativa. Anche solo per queste due iniziative, quindi la linea scelta per l'elaborazione del nuovo piano dei rifiuti e i contenuti che si trovano all'interno del piano d'aria, le scelte quindi che la Giunta regionale attraverso questi due strumenti ha reso esplicite, mi permetta, consigliere De Luca, di non accettare minimamente il lessico da lei usato circa l'applicazione dell'espressione cloaca massima non solo per la città di Terni ma per ogni comune della nostra regione. Grazie. Prego, consigliere De Luca, per la replica. Mi duole che lei si sia scandalizzato per la parola cloaca massima, ma è quello con cui state riducendo la città di Terni. L'assessore Mela Secche ci dovrebbe spiegare perché a Palazzo Tonini ci sono, ripeto, le porte spalancate per gli impianti di trattamento dei fanghi di fogna, mentre le porte sono chiuse per il progetto Stadio Clinica. Perché le porte, basta semplicemente, ripeto, perché un'osservazione possa bloccare gli investimenti sul campo sportivo, mentre le osservazioni non li bloccano questi impianti di trattamento dei fanghi di fogna, non li bloccano i ricorsi al TAR, non li botta niente, perché chiaramente l'assessore Mela Secche dovrebbe avere il coraggio di mettere sul tavolo le dimissioni per chiedere che questa, che la città di Terni venga rispettata. Questa purtroppo è la situazione, ma lui non lo farà, e quindi ci vuole semplicemente serietà. Serietà quando si parla di queste cose. A me dispiace, assessore Morroni, che lei dica che il piano della qualità dell'aria è bloccato in commissione, perché in commissione, ho avuto modo di chiederlo anche durante l'ultima seduta, la risposta è stata che la Giunta lo tiene bloccato. Quindi procediamo, analizziamo i due emendamenti uno per uno, andiamo avanti dicendo anche che il piano dei rifiuti ritiene Terni area non idonea all'installazione di nuovi impianti, ma non invece la ritiene perfettamente idonea alla modifica di combustibile per l'inceneritore di Terni e bruciare e chiudere il ciclo dei rifiuti bruciando tutti i rifiuti della regione a Terni. Questo però lei non lo dice e non lo dice neanche Mela Secche. Interroga il consigliere Bianconi, risponde l'assessore Agabiti, oggetto numero 8. Prego, consigliere Bianconi. Grazie Presidente. I dati Istat registrati nel mese di agosto 2022 ci dicono che l'inflazione dei beni energetici ha raggiunto il più 44,9%, per i beni alimentari il più 10,5%, per il carrello della spesa il più 9,7%. Questo significa che l'impatto sulla vita di tutti noi, di tutti i cittadini, con questi numeri è sicuramente importante, ma l'impatto sulla vita delle persone più economicamente esposto diventa mostruoso. Questa interrogazione nasce e risponde all'appello che ho raccolto da moltissime associazioni sportive, famiglie e liberi cittadini. L'obiettivo è scongiurare, a causa del caro energia, la chiusura di impianti sportivi, il fermo delle attività di molte associazioni dilettantistiche e un innalzamento importante delle rette che impedirebbe la pratica dello sport a molti umbri, a partire appunto da quelli più esposti. L'articolo numero 13 dello Statuto della Regione Umbria riconosce nell'attività fisica e sportiva un momento determinante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.
la nostra regione. L'UNICEF cosa ci dice sull'importanza dello sport? Ci dice che l'attività fisica regolare apporta innumerevoli benefici, irrobustisce il fisico, sviluppa e aiuta l'apparato osseo, aiuta a controllare il peso corporeo, la pressione sanguigna, riduce lo stress, l'ansia e la depressione e la sensazione di solitudine, prepara i bambini all'apprendimento futuro, migliora il rendimento scolastico, aiuta a controllare vari rischi comportamentali come l'uso di tabacco, droghe o altre sostanze, le abitudini alimentari scorrette, il ricorso alla violenza. Attraverso lo sport, il divertimento e il gioco, i bambini e gli adolescenti imparano alcuni dei valori più importanti della vita. L'attività fisica promuove la non violenza, la tolleranza e la pace. I bambini diventano adulti responsabili. Lo sport riunisce giovani, li aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e a superare le difficoltà e le differenze culturali, linguistiche, religiose, sociali e ideologiche. Dopo 2 anni di pandemia, di lockdown, di didattica a distanza, dobbiamo tornare alla normalità. Secondo gli esperti al Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia sarebbe in corso una crisi mondiale della salute mentale, soprattutto fra i giovanissimi. L'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Ricordato che l'attuale fortissimo aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale starebbe causando una fortissima crisi per quei settori tutti, tra cui quelli che gestiscono gli impianti sportivi pubblici. Ecco, su questo si necessita più che mai un intervento. Cito un numero tra i tanti, quello per esempio delle bollette della piscina di Città di Castello, passata da 8.000 euro a 20.000 euro. Se consideriamo poi anche la sofferenza che gli stessi gestori di impianti sportivi pubblici hanno vissuto nei 2 anni del Covid a causa della poca e delle tante difficoltà che i praticanti hanno dovuto superare, ecco, lo scenario economico anche per chi gestisce è decisamente drammatico. Considerato da un lato l'importanza che tali strutture sportive e ricreative rappresentano per la salute pubblica e dall'altro la gravità e l'urgenza della crisi che questi enti e le famiglie stanno affrontando, sarebbe fondamentale un sostegno economico immediato da parte delle istituzioni pubbliche ad ogni livello, prima che vi sia una valanga di chiusure in Umbria. A tal riguardo interrogo oggi la Giunta per sapere se e quali sostegni economici immediati la Regione Umbria intende fornire agli enti pubblici e privati che senza scopo di lucro gestiscono impianti sportivi, al fine di garantire la sopravvivenza e scongiurare forti aumenti di tariffe, intervenendo se necessario anche a sostegno dei giovani e delle famiglie economicamente più deboli della popolazione, ricordando l'immediato beneficio dello sport per la salute fisica e psicologica, oltre al fatto che le somme destinate a tale finalità sono anche investimento in prevenzione in grado di ripagarsi ampiamente con forti risparmi generati per il sistema sanitario regionale. Grazie. Prego, Assessore Agapiti. Grazie, Presidente. La Giunta regionale ha sempre riconosciuto l'importanza della pratica sportiva, ritenendola centrale ai fini proprio del corretto sviluppo psicofisico dei giovani. Lo sport rappresenta uno strumento importante, educativo e sociale in grado di influire nella crescita dei ragazzi anche attraverso valori quali il rispetto, il sacrificio, la disciplina, la condivisione ed essere anche un mezzo che favorisce la diffusione di un corretto stile di vita di una popolazione. Proprio per tali finalità, come Regione e come Giunta, abbiamo inteso investire importanti risorse nel mondo dello sport,
sono anche un esempio i bandi per il miglioramento dell'impiantistica sportiva, dove complessivamente nel biennio 2022 sono stati finanziati 42 progetti per un totale di 3.700.000 euro. Ma soprattutto sono state stanziate risorse per favorire la diffusione e la pratica dello sport di base. Per la prima volta nella storia di questa regione è stato emanato un bando attraverso il quale sono stati concessi contributi per i costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei figli alle attività sportive. Un'esperienza che abbiamo già preventivato e nei prossimi giorni verrà pubblicato di nuovo un avviso e che costituirà quindi un sostegno diretto alle famiglie ed indiretto alle associazioni sportive. Consci in questo particolare momento anche delle difficoltà in cui si trovano molte famiglie, che come è stato ricordato anche dal consigliere Bianconi, a causa delle dinamiche inflazionistiche che oggi mettono in grande difficoltà quindi tante persone e tante famiglie. Abbiamo inteso alzare proprio l'ISEE per la partecipazione al bando. Lo scorso anno era di 10.000 euro, quest'anno lo abbiamo portato sino alla soglia di 25.000 euro. Questa è la dimostrazione concreta, come nello sport abbiamo sempre creduto e non l'abbiamo fatto a parole, ma con azioni concrete. Questi bandi, insieme a quelli dedicati alla frequentazione dei centri estivi, che è un altro importante strumento di aiuto alle famiglie, hanno rappresentato una novità assoluta per questa regione. Uno strumento efficiente ed efficace di utilizzo anche delle risorse comunitarie, in particolare mi riferisco al Fondo Sociale Europeo, misure che stanno riscuotendo grande successo e apprezzamento e che contribuiscono quindi ad attenuare anche gli incrementi tariffari. Inoltre, come Regione, abbiamo avviato anche in sede di Commissione Sport, abbiamo portato avanti le nostre rappresentazioni e siamo stati parte attiva anche nel proporre emendamenti e modifiche avendo ad oggetto la riduzione degli effetti economici derivanti dall'aumento dei costi dell'energia per le società e le associazioni anche di gestione di impianti sportivi all'interno del decreto aiuti bis. Gli emendamenti che sono stati proposti sono stati finalizzati alla creazione di un fondo pari a 50 milioni destinato ad associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi con particolare riguardo agli impianti natatori, sui quali anche noi come Regione e come Giunta stiamo studiando un'ulteriore forma di sostegno. Quindi, continueremo come amministrazione regionale a monitorare la situazione, stiamo anche valutando di poter individuare anche eventuali mirate forme o modalità comunque di intervento volte a mitigare l'aumento dei costi energetici nel settore. Grazie Presidente, la ringrazio Assessore per la risposta che mi ha fornito, la invito ugualmente in questo momento di grande difficoltà in cui i bilanci delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle delle famiglie sono attenzionati ogni mese, perché ogni mese scopriamo dove si è spostata l'asticella inflazionistica e dei costi, a prevedere proprio per i mesi più freddi che stanno arrivando per tutti quegli sport indoor come il nuoto, la ginnastica, la pallavolo e il basket, degli interventi mirati e brucianti, perché il rischio è che la paura di andare in default per queste associazioni sportive possa farli chiudere o alzare le rette, che taglierebbe fuori gran parte della popolazione. Grazie per tutto quello che riuscirà a fare.